Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video, io sono Vitti871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. A grande richiesta quello di oggi sarà un vlog in cui vi mostro un po' come sono le mie giornate tipo di mamma e donna che lavora da quando appunto ho ripreso a lavorare, quindi il 29 marzo sono tornata a lavoro, Cesare adesso ha 11 mesi, è nato il 29 maggio, quindi insomma ha circa 11 mesi. E nulla, io quando appunto lui ha fatto 10 mesi sono rientrata a lavoro. Lavoro principalmente in smart working, però insomma comunque devo gestire un po' di cose durante la giornata. Qua mi vedete, sono circa le 8 del mattino, quel giorno appunto lavorerò in smart working. La prima cosa che faccio quando mi sveglio è pure appunto andare a prendere Cesare, lo cambio, lo vesto già per uscire e poi gli do il suo lattuccio. È un momento di coccole, perché comunque sia io che lui siamo ancora un po' rimbambiti dal sonno. E niente, io me lo coccolo. Quando finisce di bere il latte, gli piace tantissimo vedere le tapparelle elettriche che vanno su, si diverte un sacco. Dopodiché lo prendo il biberon vuoto e ci trasferiamo in cucina. Arrivata in cucina, lo sistemo nel suo seggiolone. Al momento stiamo utilizzando questo di Ikea che mi sembra si chiami Antilope. È molto comodo, secondo me non è tanto indicato per i bambini un po' più grandi, perché secondo me c'è un po' il rischio che si ribalti, ma adesso lui non è ancora in grado di, insomma, non ha questa gran forza, per cui mi tiene compagnia mentre faccio colazione. Gli rompo un biscottino plasma, questa ormai è la nostra tradizione da diversi mesi, e lui con le sue manine piccoline, cicciottelline che adoro, mangia tutto fino all'ultima briciola. Adesso faccio colazione io, mi sono preparata una tisana. In questo periodo sto bevendo il tè rosso, che non ho ancora ben capito, non è effettivamente un tè, più una tisana. Aggiungo del miele di castagno e poi mi mangio questi buonissimi biscottini che ho preparato io. Sono i soliti biscottini che preparavo già durante la quarantena l'anno scorso e sono velocissimi da preparare, io li adoro, per cui butto qualche biscotto nella mia tisana, nel mio tè rosso, e faccio appunto colazione. Dopodiché mi sposto al lavabo e se sono in tempo, quindi se ho ancora tempo, sistemo un po' le cose ancora da lavare, quindi magari ho qualcosina avanzata dalla sera prima, la tazza della colazione, i biberon, quello che abbiamo utilizzato ieri sera e stamattina, e nel mentre mi porto avanti e metto a bagno in ammollo questi piselli spezzati che sono biologici, perché se stasera Cesare dovrà mangiare quelli. In realtà i legumi non li fanno impazzire e soprattutto gli fanno venire un po' di aria nella pancia, per cui cerco di darglieli non più di una volta alla settimana, però appunto quella mattina mi ero ricordata di metterli in ammollo, quindi li ho messi già in ammollo, e con cui poi andrò a creare una cremina, li farò semplicemente bollire e poi frullerò il tutto. E qua appunto mi vedete all'opera che lavo le varie cose. Usiamo normalmente la lavastoviglie, però queste cose al volo devo dire non mi dispiace lavarle al mattino. Ci trasferiamo poi in bagno, sempre porto il seggiolone con me in bagno e inizio a insomma dedicarmi alla mia skin care. La mia skin care mattutina è molto veloce. La prima cosa che faccio appunto è spruzzare su un grosso dischetto di cotone dell'acqua termale, non micellare ma termale, e me lo passo su tutto il viso per togliere, diciamo, le schifezze accumulate nella notte, perché noto che se uso l'acqua corrente, diciamo, al mattino mi si secca tanto la pelle. Mi lavo poi i denti con il mio spazzolino elettrico e dopodiché doccia. Ormai da quando sono diventata mamma faccio sempre la doccia e i capelli al mattino. Ovviamente se devo fare anche i capelli mi sveglio un pochino prima, perché ci metto un pochino ad asciugarli. Quindi vado in doccia, nel mentre ovviamente c'è sempre Cesare che mi fa compagnia. Finita la doccia mi sono vestita e mi metto semplicemente tre prodotti. Questo siero al caffè contorno occhi di The Ordinary, che mi piace moltissimo. Riguardando questo video ho notato che devo essere un pochino più delicata nel mettermi le creme viso, per cui lo prenderò come uno spunto. Poi mi metto la mia crema da giorno della Natura Siberica, che sto utilizzando sia la crema giorno che la crema notte. Per la sera devo dire non mi fa impazzire né proprio non mi piace, insomma una via di mezzo. Vedete anche qua non sono molto delicata, sono un po' scaricatrice di porto, quindi insomma da quando ho visto queste manovre ora sono un po' più attenta nel mettermi le creme.
no? Certe volte fa delle cose senza pensarci, però poi le rughe arrivano. Dopodiché, no, mi metto anche questo burro cacao lucilla labbra dell'erbolario e vediamo se faccio vedere anche, ecco, il contorno occhi. Questo qua l'avevo preso da Tigotà e devo dire mi piace molto, mi sta piacendo molto. Normalmente quando lavoro in smart working non sto a truccarmi più di tanto, perché bene o male sì, magari faccio delle video call, ma avendo anche, portando anche gli occhiali da vista al computer, do una parvenza di decenza, per cui vedete questo è il mio trucco praticamente che utilizzo sempre quando sono a casa in smart working: un po' di correttore sulle occhiaie. Questo è il Born This Way di Too Faced, che tra l'altro ho completamente finito e devo assolutamente ricomprare. Mi aiuto con questa Beauty Blender, un po' di correttore, giusto un po' di blush e sono pronta. Mi sono anche sistemata i capelli. Questo è il momento in cui Cesare e mio marito mi salutano. Anche mio marito sta lavorando in smart working, ma al mattino Cesare appunto va dalle nonne, va appunto 2 giorni a settimana da mia suocera e 3 giorni sta con mia mamma, e appunto il compito di mio marito appunto è il mattino portarlo dalle nonne verso le 9, perché poi lui attacca a lavorare alle 9:30. Qui io saluto Cesare, scusate il bellissimo calzino, ma a stare ferma a casa mi viene freddo. Non ricordo se vi ho già parlato, ma su YouTube sicuramente no, mentre invece su Instagram sì, del nuovo arrivato in casa da qualche settimana, ed è questo robottino per la pulizia della Neabot. È super comodo, soprattutto lo consiglio a chi ha bambini piccoli che gattonano per casa, come nel nostro caso, oppure se avete magari degli animali domestici, perché è una figata, perché nel mentre fate altre cose o addirittura nel mentre siete fuori casa lo potete azionare e lui pulisce casa. La figata di questo tipo di robottino è il fatto di avere la diciamo base che si autopulisce, per cui lui una volta che ha finito le pulizie arriva qua, si svuota, per cui a voi rimarrà semplicemente poi da cambiare il sacchetto. Vedete che è molto molto facile, e poi si può appunto telecomandare con il telecomandino oppure dal cellulare. Io normalmente procedo col cellulare, adesso vi faccio vedere. Perché vi faccio vedere il casino che Cesare ha lasciato in cucina con i biscottini, per cui io puntualmente al mattino, sia quando lavoro da casa sia quando sono fuori casa, lo aziono principalmente in cucina e poi durante il giorno faccio fare anche le altre zone. Ad esempio stamattina farò appunto fare la cucina e il salotto, giusto per farvi capire il delirio che Cesare ha lasciato qua in cucina. Non so se si vede, si intuisce, ma c'è un casino pazzesco. Ecco, ora che la casa è finalmente libera, volevo mostrarvi in azione il robottino. Dobbiamo dargli un nome, tra l'altro. Allora, io vado sull'app Neabot. Vado qua. Ok. Vado su Clean. Questa è, diciamo, la mappa della casa. Io vado a scegliere le zone. Vedete che lui nel frattempo è partito. Oggi vorrei che facesse la cucina, il corridoio e il salotto. Vedete, ho fleggato Clean, quindi lui parte e va. Insomma, non so dove andrà, se andrà prima in cucina, se andrà prima nel corridoio. Credo prima in cucina. Lui parte e va, sta andando verso la cucina. Ovviamente quando trova gli ostacoli li raggira. Ma no, forse inizia dal salotto. Andiamo a seguirlo, andiamo a vedere. La videocamera per farvi vedere il robottino. Devo ancora dargli un nome. Aiutatemi a trovargli un nome. Che appunto all'opera, quindi qua in cucina. Io, come vi ho detto, al mattino lo faccio quando la casa è libera, sia da mio marito che da Cesare. Faccio passare il robottino principalmente in cucina, dove come vedete Cesare ha lasciato un disastro, perché mangia il biscottino e fa un sacco di briciole. Un pezzo lo mette in bocca e 3 li fa cadere. Qua invece lo vedete nel corridoio, nell'ingresso, perché è la zona in cui il pezzettino, diciamo, di casa in cui teniamo le scarpe, per cui tendo sempre a fargli dare una passata. Preferisco, insomma, col fatto che Cesare gattona, preferisco, insomma, cercare di tenere quella zona più pulita il più possibile.
Stessa cosa faccio col salotto, perché è la zona dove ci sono tutti i suoi giochi, dove lui sta principalmente. E poi spesso lo faccio passare anche in bagno. Ovviamente questo io vi parlo di pulizie quotidiane, poi normalmente ovviamente lo faccio passare anche nelle altre stanze. In bagno lo faccio passare soprattutto quando magari o il giorno stesso o il giorno prima, la sera prima, mi sono fatta i capelli, mi sono lavata i capelli, perché ovviamente asciugando i capelli ne perdo un po' cadono per terra e non mi piace per niente vederli in controluce quando sono in bagno a truccarmi, per cui tendo a farlo passare quasi sempre. Vedete che lui si fa i suoi giri, raggira gli ostacoli quando ne trova uno, insomma fa avanti e indietro. Quando finisce la pulizia, come vedete, ritorna alla sua stazione e si autosvuota, quindi automaticamente la stazione aspira le schifezze che lui ha aspirato e poi io vado semplicemente poi a sostituire il sacchetto. Io nel box informazioni vi lascio anche un codice sconto con il link ovviamente in cui da cui potete acquistarlo. Io non ci guadagno nulla, ma mi fa piacere farvi avere appunto uno sconticino, visto che comunque il prezzo non è indifferente, ma io lo trovo veramente un valido alleato, soprattutto appunto per chi è mamma, chi magari ha degli animali domestici, è molto comodo, anche se siete fuori casa lo gestite dal telefono. Nel frattempo sono arrivate le 9, io ho iniziato a lavorare, quindi qua mi vedete al computer, io, vabbè, se non lo sapete, mi occupo di selezione del personale. Per cui il mio lavoro principale è quello appunto di stare al computer e al telefono tutto il giorno. Al mattino apro i miei gestionali, dopodiché gestisco la mail insieme appunto ad un'altra collega e gestisco le varie richieste delle aziende, faccio contratti, faccio colloqui, chiamo persone, insomma. Quindi il mio lavoro è principalmente appunto con gli auricolari e il computer, poi appunto magari capitano video call e così via, e insomma, quindi passo praticamente tutta la mattinata e la giornata, insomma, al computer. Allora, ragazze, qua a Torino è scoppiata l'estate, ma pare sia solo per oggi, perché domani danno già 10 gradi di massima e diluvio universale. Giusto domani che io devo andare in ufficio, mi sembra giusto. Io ho finito di lavorare, in realtà già 20 minuti fa, sono le 4 meno 10 adesso, e oggi mi sono ritagliata un'oretta per me. Aspettate che c'è un'ambulanza. Dicevo che mi sono ritagliata un'oretta per me, sto andando a fare un massaggio, perché a settembre, insomma, rientrata dalle vacanze, diciamo, dal mare, avevo fatto un pacchetto di massaggi per diciamo aiutare il mio fisico a tornare al fisico, tanto non c'è nessuno, ragazzi, sono da sola, al fisico diciamo pre-gravidanza, più che altro per drenare un po', per cui ho fatto questo pacchetto di 10 massaggi, peccato che poi dopo poco ha chiuso tutto e quindi boh, ne ho ancora tipo 6 da fare e quindi adesso poco alla volta voglio un po' sfruttare questo mese e mezzo che mi rimane ancora di part-time per riuscire a incastrare qualche massaggio, perché poi quando ricomincerò a lavorare full-time, insomma, sarà quasi impossibile riuscire ad andare, o al massimo andrò di sabato, però insomma. Per cui vado a fare il massaggio e in realtà già all'uscita del massaggio mia mamma mi riporta a Cesare. E appunto, visto che il tempo è bello, penso che faremo una passeggiatina ancora, anche perché mi è arrivato un pacco e lo devo andare a ritirare. Per cui ci aggiorniamo dopo, quando sarò molto rilassata post massaggio. Ed eccoci arrivati ormai alla sera, perché poi quel giorno alla fine abbiamo fatto una passeggiata ma non ho più ripreso nulla. E qui appunto c'è Cesare che appunto come vedete ha iniziato a gattonare e è innamorato pazzo della videocamera, per cui non mi faceva riprendere nulla, voleva assolutamente impossessarsi del cavalletto della videocamera. E appunto la sera normalmente verso le 8 facciamo cena noi e niente, dopodiché lo faccio giochicchiare un pochino e poi lo porto a prepararlo per andare a nanna, quindi lo lavo, gli metto il pigiamino e poi il papà gli dà il lattuccio. Nulla, io spero che questo vlog della mia routine da quando ho ripreso lavoro vi sia piaciuto, mi raccomando scrivetemi e
seguitemi anche su Instagram, lì sono decisamente più attiva di qui. E noi ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao!